Ecco l'entità Jill che si manifesta da anni attraverso ML, una donna ormai anziana, che parlerà del perché bisogna accettare l'altro. Sì, Gilles, tu hai parlato di rifiuto, parlando di una persona che conoscendoti ti rifiuta perché magari non c'è la stessa vibrazione, la stessa armonia. E il rifiuto, per esempio, di un padre che non vuole neanche conoscere il figlio. E che lascia in un bambino, in un neonato addirittura, completamente inconsapevole, una cicatrice che si porterà per tutta la vita. Allora, quello che cos'è? Come si può superare quello lì? E per superare quello lì, intanto bisogna conoscere quello che avete tanto studiato, cosa significa il karma, vero? Se voi accettate ovviamente la reincarnazione e questo karma che vi trascinate appresso. E quindi in questa vita avete scelto di non avere un padre o di non essere accettato da una madre, chi che sia. Quindi cosa significa avere il rifiuto di un padre o di una madre? Significa lavora, lavora e lavora, perché il rifiuto di un padre o di una madre è una carenza, una grave forma di poca evoluzione, ma anche di paura, che accade a molti esseri umani anche in altre forme. Se poi questo rifiuto dovrà segnare la vostra vita, vorrà dire che non avete approfondito con la meravigliosa lezione e le meravigliose lezioni della vita, non avete approfondito il discorso che ho fatto prima, accettare il rifiuto anche di un padre che certamente non ama di amore incondizionato per avere un neonato, perché sapete benissimo quanto è facile che nasca un figlio da una donna. Quindi questo rifiuto non è un rifiuto di un uomo che ha visto crescere una creatura, che l'ha assistita, che l'ha seguita, che ha cominciato ad amarla nella possibilità, nei limiti possibili della sua evoluzione. È il rifiuto di un povero essere che non sa nemmeno cosa sia questo figlio, che può essere d'impaccio al lavoro, alla professione, a un'altra compagna, alla compagna stessa che non ama abbastanza, o alla paura addirittura di non essere amato abbastanza con la nascita di un altro figlio, di un figlio. Quindi le ragioni sono infinite e anche le giustificazioni infinite per chi vuole crescere. Quindi non è un marchio, non è un marchio a fuoco, diventa un marchio a fuoco quando l'uomo o la donna che è stato rifiutato non approfondisce questo trauma, non cerca di guarire questa ferita, non cerca di capire l'altro o l'altra, ma più capirà le proprie debolezze a prescindere dal trauma che si porterà appresso, più capirà anche la debolezza di questa creatura che ha rifiutato e che potrebbe benissimo essere scelto, dovuto, voluto da voi per poter lavorare vie più senza una famiglia comune rappresentata da un padre e da una madre. Ma per esempio, se noi rifiutiamo nella nostra vita delle persone, no? Facciamo delle scelte, allora tu mi stai dicendo che questo è un male perché bisognerebbe sforzarsi ad accettare tutti, capire le nostre limitazioni Accettare e tutti, accettare l'altro. accettare l'altro non significa frequentarlo, non significa viverci accanto, non significa amarlo, non significa cercarlo. Accettare l'altro significa non vederlo per decenni, ma nella tua mente, nel tuo cuore, quella persona rappresenta un altro da te, simile a te. Quindi io non ti dico di essere una santa e comprendere e frequentarla e mandare giù soprattutto bocconi amari, perché allora veramente non serve a nulla. Ti
Ti dico solamente, guarda il tuo pensiero relativamente a quella persona conosciuta 10, 20, 30 anni fa, guardala come guardassi te sullo specchio, allo specchio, e quindi dire la sua, il suo livello, la sua evoluzione, la sua vita doveva rappresentare per me questo trauma, o doveva fare questa azione interiore dentro di me perché questa persona non divenga un punto oscuro della mia vita, ma l'incontro, come centinaia di migliaia di persone che hai incontrato, più o meno buone, più o meno gentili nei tuoi confronti. E tutto dipende da te, da come la pensi, da come la vedi, da come la ricordi. Tutto dipende da te, è una creatura come te, che forse ha più bisogno di te. Capisci? Sì, certo.